E ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno del mio canale in questo nuovo video. Cosa facciamo oggi? Facciamo le valigie, raga, basta, ci siamo rotti, ce ne andiamo. No, non è vero, andiamo solamente in vacanza. Però siamo emozionatissimi perché è veramente tanto tempo che non ci facciamo una bella vacanza. Saranno più o meno 4 annetti, perché appunto le ferie mie e quelle di mio marito non combaciavano mai, quindi questo è il primo anno che combaciano e ce ne andiamo in vacanza. Dove andiamo di bello? Andiamo a Ferrara, saremo lì in albergo, staremo una settimana e tutti i giorni ci gireremo una città lì appunto vicino, quindi Bologna, Verona, andiamo a Mirabilandia, poi andiamo a Venezia, insomma facciamo un bel giro. Poi al rientro, visto che comunque noi viviamo in Liguria, passiamo anche a Lucca Comics, perché io ho sempre voluto vederlo. Sicuramente quest'anno non sarà come tutti gli altri anni, cioè sarà molto limitato a causa del Covid, però comunque sia non voglio assolutamente perdermelo. Benissimo, adesso bisogna tirar fuori le valigie. Leti, Ale? Sì. Cioè, raga, partiamo domani e loro sono già ancora, cioè, io veramente, Che c'è? Dobbiamo fare le valigie, non puoi cazzeggiare al computer. Ti muovi? Ok. Dai, vieni a tirar fuori le valigie. Aiuto io. Ok, allora. Le valigie sono in un posto tattico, sotto il letto. Quindi, oh mio Dio, ho paura a tirarle fuori. Le faccio io, tanto non ho... No, tieni, tienimela tu, inquadra tu. Ok, allora, una è qua. E ci portiamo... Di chi è quella valigia? Nostra? Ma mi è piena di polvere. Sì. Oh my gosh. Si vede che non andiamo spesso a fare le vacanze? Si vede. Aspetta che dobbiamo toglierlo piano, se no facciamo un danno. Ok, una è pronta. Perfetto, una è pronta. No. Ciao mammina. Togliamo via questo schifo. Schifido. Voilà. Schifo. Ragazzi, sono figo. Lasciate like. Per sto viaggio, perché like uguale tutto andrà bene. Ok ragazzi, ecco qua le valigie, sono bellissime, anche se non andiamo appunto spesso in vacanza, però abbiamo delle valigie fighe. Ok, allora questa sarà mia e di papà e questa dei bambini di Ale e Leti, che ormai non sono più bambini, però ok, vabbè. Qui ho già preparato qualcosa, qui praticamente abbiamo un sacchetto pieno zeppo di mascherine di cotone. Poi ne abbiamo di usa e getta, abbiamo parecchi disinfettanti, salviette, la medicina dell'asma per Ale e vabbè, le cingomme che non so perché, ma ok, va benissimo. Mettici, dai, mutande e calze. Mutande metti un paio al giorno, Ale. O vuoi mettere qualcosina in più? Allora, le mutande dove le metto? È in un angolino lì. Le calze, mi porto queste qua bianche. Quante ne hai prese? Portale come le mie 4, 5, 6 3, prendine 7, va? 6, un paio al giorno. Io ne ho presi 7. Ok. Pure io. Poi le calze, Ale, prendine, non so, 4-5 paia. Boh. Ma poi mi porto questo. Poi calze, mutande e canottiere ce li hai. Portati, non so, un pigiama. Metti questo qua e poi ti porti questo. Poi io ho scelto le mie calze. Ok, quindi basta. 7 le poi? Porto, io le porto 7 di calze perché sai. Va bene. Uno di cambio. Questi che sono nuovi. 6, 7. Adesso anche le calze del pigiama che porto queste. Non lo so, vuoi portarti anche questi? Dai, 4. Va bene. Ok, 4 pantaloni. Allora, magliette. Prendiamo questa che mi piace un sacco. Non l'ha mai messa, è nuova nuova. Ragazzi, mi raccomando, io devo sempre portare questa maglietta. Sempre. Mi la porta anche mamma. Tieni, metti anche questa che è bella, nuova. Ne mettine 3, dai, che le magliette non occupano tanto spazio. Al Lucca Comics. Questa la metto qui perché lì non c'è spazio. Ok. E poi ti porti... io mi porterei 2 felpe. Vuoi portarti... Io, Ale, non so, sinceramente mi porterei questa. Che bella lanosa, perché non so se fa freddo freddo. Però vedi un po' se ci sta. Perché è cicciosa quella. No. Sì, sì. Non ci sta. Dai, quella è questa, basta. E chiudiamo la valigia. Dai, che ci sta tutto. Ma ci sta tutto, stai calmo, vedi che ci sta tutto. Vai, schiaccia così. Ah no, aspetta Ale, tienimi questa. Ragazzi, sono... Mamma, è figo. Allora, guarda, vedi. Ok.
Quindi, calze l'abbiamo prese, mutande l'abbiamo prese, magliette intime, pigiama, magliette, pantaloni e felpe. Un bel felpone, Ale, perché ho visto che le minime a Ferrara sono 7 gradi. Ok, Letizia? Ancora vuota, no, quella di Letizia. Allora, io me ho preso. Allora, ho vabbè, preso. Qui sotto non facciamo vedere, ci sono calze e mutande, ok. Poi ho preso 3 magliette maniche lunghe e vabbè, la tua maglietta di Dovosa, sì? Maniche corte. Hai preso delle magliette belle? Sì, sono okay. Belle. Canottiera, ovviamente. Canottiera, prendine 2, va. Che non si sa mai, mamma, perché se becchiamo pioggia, ok. Aspetta. Poi il pigiama? Pigiama. Quale porti? Porti questo qua, questo no. Divini caldoso. Allora, volevo portare questo qua, così almeno dormi bene. Ok. Poi, sopra le canottiere le mettiamo sotto. Sì, sì, no, va bene, sopra, sopra. Pantaloni! Poi, pantaloni. Allora, questi qua è bellissimo, guarda, tocca. Sì, questo è bello, questo ti porti che sono aspetta belli. Aspetta che devo portare anche il setto di quello che c'è, sì. Pure la felpa. Esatto. Che me lo metto qui? Sì, sì. Così come guarda, sai cosa, aspetta, sai cosa puoi fare, visto che puoi metterlo, vedi, così. Sì. Anche, anche se le calze stanno occupando un po' troppo spazio, quindi le metterei una sopra l'altra. No, mettile così, guarda, sopra le mutande. Così c'è più spazio. Ok, così. Questa va bene, bella. Vabbè. Poi avevo intenzione di portare questa qua. Aspetta, quindi. Sì, questa che così fa il set con la felpa e questa qua che mi piace un sacco. Ok, metti così. Aspetta, devi agganciare. Esatto. Ok. E adesso chiudiamo. Perfetto, vai. Ok. Ok, tirala su. Oddio. Opla, perfetto. E la prima la mettiamo qua. Facciamo una parte tua e una parte mia? Puoi sì. Parlare, eh? Può non essere. Ti mangia YouTube se parli. No. No? Questo pezzo lo tagli. No, non lo taglio. Mamma, mi porto anche la Switch? Sì, mettila a caricare però. Sì, è già caricata. Ok, mi metto un paio di jeans. Ok, mi porto questi così. Questi così. Dovrei comprare delle magliette a maniche lunghe, perché non ho magliette a maniche lunghe. Cioè, è già piena la parte della mia valigia con questi 3 paia di pantaloni. Ma mi hai già fatti? Sì. Poi mi porto questa felpa qua che mi piace un sacco. Che su jeans ci sta benissimo. Anche perché voglio star vestita leggera, cioè comoda. Mi porto questa qua, questa maglietta della Scorpion Bay, che è l'unica che ho. Perché poi giustamente quando inizio a vestire Scorpion Bay chiudono il negozio da donna. Non so, mi porto un lupetto. Sì. Questa com'è? Boom boom gang, ragazzi, sono Ale. È carina? Sì. Cosa i quadri? Questo non farle vedere, che è roba privata. Poi. Vogliamo vedere le mutande della... da. Di Romina? No, non si vedono le mutande di Romina, no. Le fate vedere. Ma al teffe. Ma canottiere quante ne porto? 2? Sì, come me. Sì, tanto non occupano spazio. Canottiere. Sono piccoline. E pigiama. Che pigiama porto? Vedere, vedere. Harry Potter? Harry Potter. O questo natalizio. Harry Potter. No, mi sembra ovvio. Allora, Harry Potter. Così. Pantaloni di Harry Potter. Se solo pigiama occupa mezza valigia. Allora, sta prendendo le mutande. C'è un cassetto zeppo di mutande. C'ha più mutande che. Raga, mezza valigia di mutande. Ma non inquadrare. Raga, abbiamo mezza valigia solo piena delle sue mutande. Vabbè, non si sa mai. No, no, ma lasciale che se poi ti si sporcano sì, dici me l'hai fatta lasciare a casa. Se ti caghi addosso. Non sa mai che ti parte una sgommata. Allora, calze. Le calze gliele ho comprate io bellissime, vediamo. Ci sono, raga, queste qua che sono natalizie, che sono fantastiche. Poi ci sono quelle di Batman, che là, talmente usate, che sono bucate. Le volevo buttare l'altra sera. Queste, però c'ho quelle là di Batman pure. Queste? Quelle non le usate tanto. Le volevo buttare l'altra sera e lui mi fa, no dai, fammele mettere almeno l'ultima volta. Ok, ci deve fare l'estrema unzione ai calzini. Sono 3... 6. Le mie ragazze sono bellissime. Guardate che belle calze che sono. Tutte rosa.
che le calze vanno messe rosa. E mi raccomando, per voi ometti, non mettete calze bianche, perché la maggior parte delle ragioni per cui la gente divorzia perché gli uomini mettono le calze bianche. Che mi hai comprato tu? Non è bianca questa, è grigia, raga. Dov'è bianca, dai? È bianca con gli alberi di Natale. Vabbè, bianca con l'alberello di Natale, però è bella. È bellissima. Guarda come le mette, tipo stile giapponese. Però mezza valigia di mutande e calze. Adesso metterà altre cose, poi non ci starà la roba e metterà le cose dalla mia parte, come succede tutte le volte. Sopra sei pieno di felpe della Scorpion Bay che t'ho comprato, che t'ho regalato. Cioè quella lì tutta dorata, che mi piace un sacco, che non ti metti mai. Guardate, non se la mette mai. Cioè, tutta brilluccicosa. Perché infatti l'ho detto, se non te la metti tu me la metto io, che io adoro le felpe della Scorpion Bay. Cioè raga, guardate, guardate lo scorpione quanto è bello, tutto sbrilluccicoso. Cioè è già piena, raga. Non hai messo niente, è piena. Non c'è più spazio. Basta. Vieni nudo. Devi mettere ancora il pigiama, Antonio. Guardalo. Il pigiama voglio vedere dove te lo metti. No raga, non potete capire cosa sta facendo. Io non ho parole. Qui ci fanno i cinesi. Sì, i cinesi. Tu non sei cinese. Hai il pigiama, che è solo il pigiama, ecco. Potevi prenderti una valigia da solo, però, visto che c'eri, eh. Ma cosa? Ma cosa? Ma vedi, ci sta tutto bene. Ci sta tutto bene. Vai, chiudi. Voglio proprio vederti. Se mi rompi la zip, io ti rompo a te. Ma vedi, si sta chiudendo bene bene. Si sta chiudendo bene bene. Sembra un panino. La cerniera, se me la rompi, ti do una testata. Okay. Anto. No, mi hai rotto la cerniera. Vabbè, ma sei un minchione. Due, c'è anche questa. E rompi anche quella adesso. Forza. No, mi hai rotto una valigia, Antonio. Ma no. Ci tenevo le mie valigie. No, guardate, raga, me l'ha rotta. Non fa niente, dai, su, su. Ce no. Non è rotta, c'è questa. Oh, era la mia valigia. Allora qua abbiamo lo zainetto tattico. Figo, lo zainetto figo, tattico, con tutte le robine dentro. Ragazzi, qui c'è... Ci sono... Con la macchinetta fotografica, l'obiettivo, le cose per la mia GoPro. E niente, adesso dobbiamo andare alla Coop perché dobbiamo comprare le ultime cose. Quindi di scarpe me ne porterò due paia, perché ne ho uno di tela. Cioè proprio scarpe da ginnastica leggerissime, comodissime, di tela. Però non sia mai che appunto mentre siamo in giro piova e niente, mi si bagnano e comunque ci mettono un po' poi ad asciugare. E poi me ne porterò un paio sempre da ginnastica, però sono impermeabili, quindi se c'è la brutta giornata, insomma vedremo un po' la mattina come fare. Niente ragazzi, caturgina è pronta. Le prime due valigie ci sono state. Però purtroppo abbiamo dovuto togliere l'affare sopra che le copriva perché sono troppo grosse e non ci stanno. Eccoci qui in macchina per andare alla... Siamo alla Coop. Sì, che posto. Uscita e noi usciamo. No, entriamo. Ok ragazzi, ci vediamo dopo l'uscita. Eccoci tornati in macchina. Abbiamo fatto le ultime compro. Adesso c'è il marito che sta mangiando la focaccia. E adesso mi mangio un pezzo di focaccia anch'io perché ho una fame terribile. E niente, poi torniamo a casa a sistemare le ultime cose. Ci vediamo a casa. E quindi niente ragazzi, siamo tornati a casa. Adesso mi mangio la mia focaccina buona. Adesso ceniamo e c'è rimasto praticamente da farci comunque, vabbè, la doccia. Mio marito che si deve fare la barba, si deve preparare. Poi dobbiamo prendere uno zaino dove mettere all'interno tutte le ultime cose, quindi le nostre ciabatte, i caricabatterie, del cellulare, tutto. Raga, veramente siamo ancora un po' così, quindi niente. Noi ci vediamo
durante questa settimana tramite Instagram, quindi mi raccomando, seguitemi su Instagram per chi ancora non mi segue. Vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovo video live in uscita. E mi raccomando ragazzi, iscrivetevi, a voi non costa veramente nulla, a me invece fa un piacere enorme, anche perché vedo che il 60% dei non iscritti guardano i miei video. Quindi a te che non sei iscritto, iscriviti, mi raccomando. E niente, ci vediamo quindi in questa settimana tramite le storie su Instagram, ci vedremo tramite piccole live che vorrò fare durante la settimana, vediamo un po' come impostarle, come impostare il tutto. E niente, mi mancherete. Ciao.